Si avvicina la prossima scadenza per la società sportiva Rizzo e il presidente Giorgio Lacava ci teneva a dare una notizia. Qual è, presidente? La notizia da parte mia è che questa mattina ho messo nelle casse dell'SS Rizzo la quota mia di spettanza, ovvero 237.000 euro dei 300.000 che servono da qua al 18 marzo per le scadenze federali. Mi giungono voci che anche gli altri soci dovrebbero aver fatto il bonifico, quindi tutto bene, diciamo, da quel punto di vista. Io ho visto che Zinci già ha iniziato a pagare oggi, quindi mi sa che anche questo mese siamo tra le società che pagano prima del 18, perché oggi siamo al 13, mi sembra, giusto? C'è stato sabato scorso questo CDA, ci sarà anche un'altra convocazione a breve? Sì, dovrebbe esserci il 23, adesso dobbiamo vedere un po' perché è il giorno della partita col Piacenza, mi sembra, il sabato 23 che c'è la partita la sera alle 20:30, quindi ci dovrebbe essere un CDA nel pomeriggio, penso che forse ci sarà un CDA nuovo, e sia penso Orgoglio Amaranto che anche Massimo Anselmi dovrebbero uscire dal CDA, dovrei rimanere io, ma adesso ecco, dobbiamo capire anche tecnicamente come fare, io non sono da questo punto di vista esperto, ma ancora c'è tempo perché mancano quanto, una decina di giorni, sì, oggi è il 13. Sul CDA chiaramente non lo posso fare da solo, come ho letto da varie parti, chiaramente metterò uomini miei di fiducia e andremo avanti come sempre abbiamo fatto, anche perché mi preme dirlo e qua sono rimasto soddisfatto, devo ringraziare Orgoglio Amaranto e Roberto Cuciniello, nel senso che nacque anche la problematica del calciomercato della mancata vendita di Basitte Puglio. Io ho raccontato i fatti come sono andati e Roberto Cuciniello molto serenamente, dico anche molto seriamente, ha detto anche io avrei fatto la stessa cosa e quindi di questo glielo devo dare atto. E quindi l'uscita si basa sul discorso del budget, diciamo, sforato, e questo è il motivo. Non lo so, si parlava ormai, intanto è una parola che è diventata famosa, scelte ormai non condivise, ma ho detto è stata abbastanza, almeno da parte anche di Roberto, anche di Massimo, diciamo, una scelta abbastanza serena. Adesso vedremo il 23, dai. L'importante, come io ho detto all'inizio del CDA, era che ci dovevamo concentrare su questa scadenza del 18, perché dopo tutto quello che abbiamo fatto veramente era da suicidio se noi che siamo la società che paga sempre in anticipo, anche in questo mese è andato così, prendeva dei punti di penalizzazione. Il rapporto con Anselmi si può ricucire dal punto di vista sempre societario, ovviamente, o a questo punto è irrecuperabile? Io non lo so, diciamo che è abbastanza, dico, tanto inutile nascondersi, penso che sia abbastanza andato, abbiamo cercato forse tutti e due anche di riavvicinarsi, però poi quando succedono certe cose, ci sono certi toni, poi non è facile. Però diciamo, un primo obiettivo al di fuori di tutto, come dico sempre io per il bene dell'Arezzo, è stato assolutamente raggiunto perché mi dicono che e ci mancherebbe altro che sia Anselmi che Orgoglio Amaranto ha confermato di aver fatto il bonifico, penso questa mattina, quindi l'obiettivo primario erano i famosi 300.000 euro che sono stati raggiunti e quindi quello a parere mio è un grande successo di tutta la società.